Ehi, ma che spettacolo! Che spettacolo! Dove t'ho portato? Mamma mia, ragazzi! Guarda! Che meraviglia, guarda! Una gru? Niente! La nebbia! Una gru, quindi l'efficienza di Milano? Lì, a poche... A poche decine di metri c'è una stazione, anche se non si vede per la nebbia, ma c'è la stazione. Senta che aria! Beh, sì, bella, pieni polmoni. Per uno che viene da Roma, un ristoro, finalmente! Che bello! Niente, io ecco, questa è la nebbia di una volta, vedi? Questa è quella di un tempo, è tornata. Adesso si era un po' persa. Sì. No. Bruno Vespan! Come vedete, Manuel Agnelli, standing ovation! Immagino ne siano successi di tutti i colori. Capita che ci siano ospiti che la parte migliore la danno fuori onda quando sono rilassati e poi magari con le telecamere accese no. C'è qualcuno che ha fatto qualcosa a telecamere spente che lei ha pensato, ma perché non te lo sei tenuto e non me l'hai detto? Non me l'hai detto. Monica Lewinsky. Monica Lewinsky. È venuta carina, no, è truccata, eccetera. Si è seduta qui sulla, sì? sulla poltrona. Poi si è girata, ha visto una fotografia sua e di Clinton, sì? E ha detto, è quello che c'entra. Ma come? Si è alzata e se n'è andata. E pensava che no, non venisse... pensava che noi la invitassimo soltanto per parlare delle sue borsette, le produce di... borsette. Di stage, no? Sì. E se n'è andata, si è alzata e se n'è andata. Cioè, lei non aveva idea che voi avreste toccato l'argomento impeachment di Bill Clinton, eccetera? Che ne so, lo so. Gli chiederò una consulenza per il mio prossimo contratto. Ah, perché è uno che è riuscito. È uno pratico. Il mio amico è uno pratico. Ma è un mio amico molto bravo.